Non sono molti i precedenti alle menti di Castellammare tra Juve Stabia e Pescara. Nei 5 episodi i biancazzurri hanno vinto una sola volta, poi un pareggio e 3 vittorie delle Vespe. Finì 0-0 nel 73-74 in Serie C. Sempre nella terza serie, stagione 2007-2008, il Pescara colse la sua unica vittoria, a cui si riferiscono queste immagini, 3-1 con le marcature firmate da Felci, autore di una doppietta, e il sindaco Sansovini, nel finale autorete di Diliso. Era il Pescara fresco di retrocessione, da poco affidato a Franco Lerda e appena ricostruito da Enzo Nucifora. Poco dopo sarebbe subentrata la famiglia Soglia alla presidenza. Nella stagione successiva, aprile 2009, nessuno scampo per il Delfino post fallimento, guidato in panchina da Cucureddu e che fu asfaltato nel solo primo tempo dalle marcature di Capparella, Peluso e Gaeta. 3-1 finale fissato dalla rete della bandiera dell'uruguaggio Lions. Quindi i due precedenti in Serie B, sempre ad appannaggio della Juve Stabia. Nel settembre 2011 il Pescara di Zeman fu beffato 3-2 al 90esimo dal rigore di Erpen, alla fine di una gara pirotecnica nella quale andarono in rete anche Daniele Vicius, Scozzarella, Togni e Immobile. Nel gennaio 2014, prima di ritorno, un Pescara davvero brutto fu superato in rimonta dopo l'autogol di Ghiringhelli, le reti nel finale di Lanzaro e Di Carmine su rigore. Fu l'avvio della striscia negativa che portò all'esonero di Pasquale Marino. Una curiosità, in quest'ultimo precedente in campo c'erano Fabio Caserta e Luciano Zauri, il primo capitano della Juve Stabia, il secondo capitano lo divenne dopo la sostituzione di Riccardo Magnero, altro superstite di quella partita. Ora Caserta e Zauri sono i due allenatori e si sfideranno idealmente dalla panchina. E venendo proprio al match di questa sera, ore 21, direzione di Volpi di Arezzo, Zauri sarà privo di Fiorillo, Castanossa e dei Lungodegenti. Oltre alla presenza di Castrati, dovrebbero essere confermati Assetto e Uomini visti con il Benevento, con un paio di dubbi, l'eventuale riposo di Masciangelo a beneficio di Del Grosso e la conferma o meno al centro dell'attacco di Borrelli in concorrenza con Maniero. Chiunque sarà in campo respirerà aria di casa, essendo entrambi napoletani. Sul fronte Juve Stabia mancheranno Germoni squalificato, ma anche Di Gennaro, Allievi, Bifulco e Mastalli. In difesa certi in pratica gli impieghi di Ricci a sinistra e Tonucci al centro, al posto di Mezzavia. Molti dubbi dalla cintola in su. Addae e Carlini insidiano Calvano e Mallamo, mentre in attacco l'ex del Sole può soffiare una maglia ad uno tra Canotto ed Elia.